Iniziando, sto dal vivo. Sto trasmettendo dal vivo. Allora, care amiche ed amici, innanzitutto vi voglio augurare un felice e prospero anno nuovo. Speriamo che questo 2021 ci porti bene. Io già mi sto impigliando qua nella sedia, ma bando alle ciance. Devo avere il microfono vicino, analogico, perché con il mio computer del 2010. Allora, vediamo un po' di vedere se è partita la live, perché molte volte non mi parte la live. E qua mi arrivano delle notizie di Facebook che io vorrei tanto che un po' etichette. Poi vediamo che altro metto. Qua mi consiglia VidIQ 3 topics, ce li mettiamo in italiano. Data di registrazione oggi. Avete fatto una buona Befana? Scusate se imposto il video adesso che lo sto facendo, poi così chiudo il computer. Questo non è personaggio e blog, ma è qualcosa, notizia e politica. E poi abilitare la riproduzione della chat in vivo quando sarà finito tutto. E qua mettiamo anche nella descrizione chiocciola. Ecco qua, conserviamo. Ecco, fatto questo, sto dal vivo e ho salvato tutti i parametri. Ecco, ecco qua. Ciao Mari Ricami, ciao, buon anno a tutti, buon anno anche a te Mari Ricami. Ciao Lolotez. Non ho ricevuto nulla e mi dispiace. Magari ecco, adesso ci penso io, perché sto in un paese del terzo mondo. Che cosa dovrebbero intervenire? Tutto. Perché loro sono la terra delle democrazie e delle pari opportunità. Ma se succede negli USA un casino così, veramente. Ecco, poi non mi dite che se a me non mi arriva la notificazione, non riesco a commentare i vostri video, che mi togliete l'iscrizione, mi date dislike, che sono cattivo. E se invece succede a voi, perché può succedere a chiunque, anche di non risultare iscritti ed essere iscritti. Quindi bisogna avere pazienza. YouTube è così grande che a volte commette degli sbagli, degli errori. Comunque ho messo nella mia community e questo video qua che sto facendo, questa live, così riceverete la. Allora, ti sento a tratti,
e ti va via la connessione. Sì, purtroppo c'è una connessione molto lenta. Poi, come avrai notato, anche l'immagine è cattivissima, perché se allontano questo microfono analogico, in pratica non si sente nulla. Ma se poi vedi come c'ho una camera che mi filma 3, vediamo come esce l'output. Vediamo 480 per 3, dovrebbe essere 480 per 6,30. Vediamo adesso, così come mi percepisci, come mi ricevi? Sempre una connessione cattiva? Vabbè, perché ho voluto fare la live, siccome io ho una videocamera che insomma è cattiva. L'immagine è cattivissima, sì, lo so. E vabbè, ma allora perché è tardi, non voglio stare a editare un video, voglio che la gente lo veda già così. È quasi una settimana o più di una settimana che non faccio un video. E l'ultima live l'ho fatto nel mio canale che si chiama Sprecher Radio Broadcast of Santen Chan, qualcosa del genere. Insomma, volevo augurarvi buon anno nuovo. Ieri avrei voluto fare un video augurandovi buona Befana. Re Magi, per chi è del nord. Quando è uscita questa notizia di tutto il casino che facevano nel Capitolio, nel Campidoglio. E allora volevo fare ieri la live, però non ho avuto opportunità di farla e adesso la faccio oggi, tanto visto che quasi nessuno dall'Italia ha fatto un video. Un momento che accendo, perché c'ho delle luci ambientali ma sono molto scarsi. Naturalmente vorrei che ho perso pezzi di ciò che hai detto, ma li ricami e adesso li dovrai ricamare insieme. Naturalmente vorrei che tutti voi mi spiegaste o mi diceste meglio cosa. Qual è la vostra idea di ciò che è successo ieri nel Campidoglio degli Stati Uniti? Cioè, riepilogando il titolo del video, che ve lo lascio qua perché molti di voi, e vi ringrazio, entrate in questa live e magari col cellulare non potete vedere il titolo del video, ecco qua. Incredibile, negli USA. Perché se si fosse trattato di un altro paese, sarebbe stato preso come normale. I sostenitori di Donald Trump irrompono e occupano il Campidoglio di Washington, provocando anche distruzioni, perché non accettano che ha vinto le elezioni Biden. Ecco, Mari Ricami, voi cosa ne pensate di quello che è successo ieri? Pensate che se succedeva in Venezuela, se succedeva a Cuba, se succedeva in Corea del Nord, gli Stati Uniti non sarebbero stati pronti con la loro flotta a intervenire e a portare la democrazia? Io credo di sì. Se succedeva in una qualsiasi altra parte del mondo, subito che piovevano sanzioni a rotta di collo, subito che avrebbero detto che gli Stati Uniti dovevano difendere la democrazia nel mondo, avrebbero fatto il 48, avrebbero fatto gli scalmanati. E invece è successo in Nord America e si parla di incidenti, cioè i sostenitori di Trump sono andati armati in un luogo che rappresenta le istituzioni federali degli Stati Uniti del Nord America.
hanno sparato. Sono morte quattro persone in tutti gli Stati Uniti. Parlano di incidenti. Non sono incidenti, sono atti di violenza, però sono successi negli Stati Uniti. Allora parlano di incidenti, capito? Io non vedo che dall'Italia ci sia molto interesse di fare video su questo argomento. Forse perché YouTube ha ragione e non lo monetizzerà, o forse perché ancora molti devono metabolizzare quello che è successo. Ma io lo volevo fare ieri questo video e allora lo faccio oggi. Prendo la palla al balzo. E veramente quello che è successo veramente è inspiegabile. Vediamo un po' se in quanto a tag li ho messi tutti. Mi sembra che c'è qualche tag che devo anche aggiungere ancora, perché ce lo metto anche in inglese. Comunque non so se mi sono spiegato. Per tutti quelli che mi vedranno poi, credo che assalto il Parlamento, assalto. Ecco qua. Vediamo un po'. Che poi è così e sto un po' perdendo contatto. Con voi perché sto correggendo qua. C'è da togliere un po' Campidoglio qua, quante volte è stato scritto. Campidoglio, congediamo. Assalto Campidoglio, assalto al Campidoglio. Ecco, togliamo. C'è stata Vittoria Trump, Vittoria Bella, salta. Genitori di Trump, scontri con polizia, capito? Mi sento per. E mancano molto. Allora, intanto ritorno con voi. La figlia di David Hasselhoff ha scritto "Goodbye Trump, mi hai disgustata". È stato, scusa se ci ho impiegato un po' di tempo a ritornare con te, Mari Ricami, un mucchio di repubblicani hanno manifestato il loro disgusto nei confronti
di Donald Trump e della sua testardaggine. E si vogliono svincolare da questo signore. Che ne ha fatte in questi anni di cotte di crude? Vediamo un po'. Mi mancano da togliere 31 8 Campidoglio, fan di Trump. Ecco qua. Speriamo che, insomma, i tag che ho messo servano a qualcosa. Tra riporti e corna alla moglie, ma poi è morta una persona, non so se una guardia di sicurezza. Perché è dovuta morire una persona in queste manifestazioni? Veramente è un qualche cosa che lascia sgomenti, lascia sbigottiti. Nella più grande potenza del mondo, suppostamente nella più grande democrazia del mondo, c'è stato un presidente che assomiglia a Chavez o a Nicolás Maduro, che non ha voluto lasciare il potere. Voglio dire, dagli Stati Uniti hanno sempre criticato Putin, che intanto sono cambiati 5-6 presidenti negli Stati Uniti e Putin è sempre rimasto al governo, diventando o primo ministro o presidente della Repubblica Russa. E in pratica scambiandosi con Medvedev. Però chi comanda in Russia è sempre Putin, anche se governa ufficialmente Medvedev come primo ministro. Loro invece hanno sempre criticato i russi per quello. E adesso Trump voleva fare lo stesso come Putin, voleva rimanere accozzato alla poltrona, voleva imitare in pratica il nostro Giulio Andreotti. Non so quanti di voi e quante di voi si ricorderanno del vecchio e mitico Giulio Andreotti, colui che aveva il culo a forma di ventosa e che non si staccava mai dalla sedia. Ha durato più di 20 legislazioni, credo, al governo, perché 50 anni, insomma, ma io in fondo, ecco, che è colpa mia se ho governato più di 50 anni, è colpa di chi mi ha votato e soprattutto dell'appoggio elettorale dei miei amici del Sud. Infatti poi hanno ammazzato Salvo Lima, ma è un discorso a parte. Allora, dicevo, cosa ne pensate voi della sparatoria di quello che c'è stato di Losco, di Fosco e negli Stati Uniti? Cosa ne pensate? Cosa avete da dirmi? Io qua non riesco a selezionare il testo, faccio un urlo dal vivo. Ho visto che c'ho anche un dislike, sono contento, significa che comunque qualcuno sta seguendo la mia live. Ma mi raccomando, vorrei sapere la vostra opinione in merito. E adesso, per estendere il dominio della mia live, faccio qua ogni volta che vado a una finestrella del navigatore si deve ricaricare di nuovo. Adesso volevo entrare niente di meno che in
Facebook. Se ci entra in Facebook, se ci entra. Ecco qua. E mettere come post questo video. Ecco qua, lo pubblico in questo modo, la gente sa. Cri 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 cri, prima che si attiva. In questo modo la gente sa che sto facendo questa live. E lo pubblico anche nella mia pagina dei miei fan, Santen Chan. Ma vorrei sapere che cosa sarebbe successo se ecco, se fosse successo in qualsiasi altra parte del mondo. Per esempio, se fosse rifiutato Berlusconi di cedere la poltrona, o non so, un qualsiasi altro presidente, soprattutto latinoamericano, ecco che cosa sarebbe successo. I poliziotti assaltati e messi sotto stress e la gente che è impazzita. Poi calcola che là non rispettano il distanziamento del coronavirus. Senza mascherina, armati, distruggendo tutte le suppellettili, mobili, documenti. Hanno sparato al collo a un agente di sicurezza, mi sembra che è stata la propria polizia, e l'hanno uccisa. Sono successe delle cose veramente da pazzi, e stiamo parlando del paese più democratico e più civilizzato, che sarebbero gli Stati Uniti. Ecco, non voglio pensare cosa avrebbero detto loro se succedeva in Nicaragua, in Ecuador, ma anche in qualche paese europeo. Parlano sempre di giovani e fragili democrazie, quelle del terzo mondo, ma la loro è ancora più giovane e più fragile. Almeno noi abbiamo avuto la Repubblica Romana, loro che hanno avuto. Sono nati quanto 100-200 anni fa come Repubblica, però loro insegnano agli altri cos'è la democrazia. È veramente allucinante, un quadro allucinante. Un assalto con armi automatiche da parte di manifestanti al Campidoglio, e vabbè, è normale. È normale, capito? E qua vediamo un po'. I poliziotti assaltati, quella che è morta era una ex
militare dell'aeronautica. E perché è morta? Perché gli hanno sparato? Chi gli ha sparato? Gli ha sparato qualche trampista? O gli ha sparato chi? Adesso cerca. In Twitter. Ecco qua. Veramente, ci sono tante informazioni. Io cerco naturalmente in Twitter di mettere tutti gli hashtag possibili. Forse un poliziotto. E che casino allora che è successo? Un poliziotto che ha ucciso una ex militare dell'aeronautica, perché lì c'erano trampisti e antitrampisti. E allora forse uno dei due era trampista, non so, ma è veramente si è sfiorato la guerra civile, perché che un poliziotto arrivi a sparare. A una ex pilota militare. È veramente. Vediamo, è veramente una pazzia. Ed io qua sto cercando le notizie. Con questo computer che quasi non decolla. Scontri nel Campidoglio. Colline del Campidoglio. Edificio del Campidoglio. Beh, è meglio così. E poi mettiamo. Il mio hashtag.
poi anche il mio arrobla. E poi manca un. USA. Vabbè, faccio clic e no, non. Sei capitol. Ci sono un sacco di spazi. E ho fatto. Ecco il mio primo tweet. Forse un po' lì. Beh, adesso c'ho due persone che mi seguono perché vi ho trascurato logicamente. Ma è una notizia così sensazionale che me la voglio leggere. Siccome ho poco tempo e già tardi, la fisso sul profilo di Twitter. Intanto, oh, tanto chiudo. E rifaccio sto giochetto con i miei altri tre profili che ho. Ma vorrei sapere da voi cosa ne pensate di quello che. Di quello che sta succedendo. Perché è veramente molto triste la cosa, molto squallida. E io quello che sto leggendo veramente c'è un casino mostruoso. C'è un casino che veramente non si dovrebbe essere arrivati a tanto. Poi il mio computer fa il resto perché insomma. Lento, lento come la fame. Fissa sul profilo. Vediamo un po', ecco qua. Sono stato un genio a condividerlo subito in Twitter. Ma l'anima grigia che sta dietro tutti questi disturbi, insomma, l'anima grigia, secondo voi, chi è? Se c'è una regia occulta dietro tutte queste confisco, e posso dire. Anche più in là, ma non voglio fare un video da editare, un documentario.
devo per forza rincollare. Mi è venuto un casino. Fortuna che posso. Vediamo qua. No, niente, a copiare il testo per darvi dei link. Si è inceppato. Vediamo un po' di fare così. Niente, dovrò mettere questo. Questa live è un po' movimentata perché qua mi salta. Comunque, voglio dire, io non ho mai visto un tale livello di violenza politica negli Stati Uniti. È veramente una cosa che è nuova per me. Forse è nuova per molti di voi anche. Non ho mai visto una tale concitazione una tale isteria, una tale violenza realmente da fare paura, da fare sconcerto. Però è così. Addirittura la polizia ammazza a un ex militare dell'aeronautica, una donna che ha servito. È assurdo, ma è così. Ma cose da matti. Ma è così, non c'è più rispetto di niente, dei valori, di nulla. In che credono gli americani oggigiorno? In che valori democratici credono? Perché è importante saperlo. Sono quegli stessi valori democratici che poi vogliono imporre al mondo intero. Nelle loro lezioni di democrazia, capito? Ci impongono a noi e al resto del mondo, soprattutto con gli interventi militari, con gli interventi armati, che cosa sia democrazia. Eppure, voglio dire, a loro non li tocca nessuno. Che cosa è quindi la democrazia? Per loro è importante saperlo, perché così sappiamo quale idea di democrazia ci vogliono imporre a noi, che hanno vinto la guerra, ma voglio dire, hanno vinto i totalitarismi, eccettuato quello sovietico, e poi sono rimasti come un'alternativa nel mondo libero, ma un'alternativa che si vede che loro stessi non hanno alternative. E vabbè, che cosa ci possiamo fare se il mondo è così?
cosa ci possiamo fare? Veramente è un qualche cosa che rincresce vedere come c'è tutto questo degrado, tutto questo appiattimento culturale. Che non vale tutto più nulla. Ora che fa salire la mascherina che si metteva Trump 21 20 20 e ho letto qua, è bello, bello forte come articolo su qua su Twitter. Vediamo in quanti hanno visto già il mio post, 386 persone. Clic su hashtag solo uno. Qua mi chiede la carta di credito Twitter, ma l'immorta è io col cavolo che gliela do la carta di credito, anche perché non ce l'ho. Guardate, guarda un po' Twitter, ti è beccate questa. Qua è un bel casino. Comunque, vabbè. Io qua c'ho dei like. Chiudo qua, esco da Twitter, vediamo un po' quante volte mi ero scordato, quante volte hanno visto il mio post incredibile negli USA, i sostenitori di Trump l'hanno visto 401 volte, perché ho lasciato Ah, mannaggia, qua si è ripetuto. Mi ha consigliato male Twitter, vabbè, ma adesso a rifare tutto. Due volte Trump out. Spero che aumentino per quello le visuals. 405. È veramente Trump. Non può andare su Twitter, ma ha la valigetta con i codici per le armi nucleari, dicono tutti, no? E così è la democrazia, la grande democrazia americana. Ormai ho messo i tag sbagliati, gli hashtag sbagliati su Twitter, ne ho ripetuti qualcuno. Ma andate a vedere quello che ho scritto nel frattempo. E niente, dunque, io sto avendo tre spettatori in questo momento. Sono molto contento di avere tre spettatori. Non so da dove provenga il traffico. Non so da quanto tempo sta durando. Perché poi succede che a me viene giù il wifi e non riesco più in una maniera o in un'altra a non so più come interromperla dopo la live. Però sto da 50 minuti. Sto da 50 minuti. Cato a 3, 2, 3 adesso che mi seguono. Cioè mi seguono ogni tanto
E poi smettono di seguirmi. Sale e scende. Buonanotte, Mari Ricami. Ah, ma senti, ancora non le fa Giuseppe Flaco Montefiore le live? Perché oggi non mi è arrivata notificazione. Nonificazione, stavo per dire. Non mi è arrivata notificazione che Giuseppe Flaco Montefiore faccia una live. Non so quando ritorna a farle, perché io ho un cellulare vecchio del 2015. In realtà mia madre me lo compra per dicembre e anche per il mio compleanno del 26 gennaio, ma è uscito nel 2014. E quindi non lo voglio usare molto, quindi non entro molto nel gruppo di Telegram. Ma vorrei sapere se nel gruppo di Telegram si è detto qualcosa circa le possibili live di Giuseppe Flaco Montefiore, oppure se le farà il nostro amico Costantino Orru. Io non ho notizia delle live di nessuno dei due. E mi piacerebbe sapere chi dei due inizierà a fare le live per primo. Allora, negli ultimi 60 minuti, Vidaiku mi dice che ho avuto 16 visualizzazioni. E che nelle ultime 48 ore 324. Purtroppo ultimamente si vede che fine dicembre, inizio gennaio, il mio canale ha avuto degli alti e dei bassi, più dei bassi che degli alti. Momento. E quindi sono voluto ritornare tra tutte voi facendo questa live, adesso che ne ho opportunità. Ecco, sono le 10:12 dovrebbero essere, perché il mio computer dice l'ora che vuole. Ormai è un modello del 2010. C'ha 10 anni proprio. Non so se a gennaio o a febbraio. E quindi è un po' infedele nel dire l'ora. Sono 56 minuti e 39 secondi che sto all'aria. Resisto perché voglio arrivare all'ora, ma poi vi dovrò salutare perché voglio fare due passi. Devo ancora lavare la cucina che è rimasta sporca. E devo leggere. C'ho questo libro da leggere, ne ho tanti, e quindi voglio leggere un po', perché da molto tempo che non leggo, e la lettura è il nutrimento per il cervello. Come vedete, tutti i libri che ho letto fino adesso, io ve li ho fatti vedere a sempre nei miei video, stanno sempre qua. Se voi avete delle domande di letteratura, di cultura in generale, poi
Leggere fa bene perché stimola il pensiero e poi hai più cose da dire nei video. Non necessariamente io parlo di quello che leggo, anzi, però se voi vorrete che io vi parli di qualcosa, ditemelo. Intanto stiamo arrivando ai 60 minuti. Ai 60 minuti io stacco la live perché insomma, oggi forse ho iniziato tardi. E non ho la corrente d'aria, non ho molti molti spettatori. Qua si vede che volevo prendere un libro e poi ho detto no, ma che mi metto a parlare a quest'ora di libri. Ho fatto la live tardi, l'ho iniziata tardi e vabbè, si vede tutto al rallentatore nell'altro schermo, non è come quando io guardo dalla finestrella dove parte la live. C'ho un monitor e una finestrella accanto che come vede lo spettatore, quindi tutto lento, mi devo inquadrare bene. Allora, io ho fatto già dei video nel passato su Donald Trump e probabilmente li metterò tra i video consigliati. Qua nel riquadro che apparirà una i, vi appariranno i video che io metto, ne metto 5. Non so di che argomento saranno, sceglierò volta per volta, voi vedrete un po' se vi interessano. E poi nelle schede di riproduzione a fine video metterò tre video perché questa live ha un formato 4:3, quindi posso mettere solo tre schede di riproduzione. E voi ditemi quale video vi consiglio a fine video, quindi ve lo dico adesso, ve lo avrei dovuto dire all'inizio che a fine video avrete visto tre video consigliati miei e molti di voi non arriverete a guardare la live sino adesso. Comunque, qua tra i video consigliati, ecco, io arrivo a dire sempre questo quando finisco le live le faccio di un'ora, è logico che nessuno arriva a guardare i video che consiglio. Allora vi lascio, ormai sono un'ora che trasmetto, in pratica ho iniziato alle 9. Alle 9:17 ho iniziato, adesso sono le 10:17. Devo per forza di cose smettere, altrimenti mi faccio prendere la mano. Mi raccomando a queste due persone che si sono unite adesso di guardare i video che poi magari entro stanotte e domattina io consiglio i video suggeriti che appare qua alla scritta. E poi le schede a fine riproduzione video. Che ce ne saranno tre, visto che questo è un video formato 4:3, che vi consiglierò altri video. Ho parlato nel passato della politica nordamericana, di Donald Trump, delle relazioni con il Papa, con la Repubblica Italiana e cose varie. Però veramente vi devo lasciare perché non ho più argomenti da dire e non voglio abusare della vostra pazienza. Vi ringrazio di tutto. E poi così, in questo modo, se io finisco la live, la finisco in bellezza, la finisco in acidezza, la finisco con tutta certezza, voi potrete iniziare a commentare il video, perché questa live diventerà un video nel mio canale. Allora vi ringrazio di tutto, a malincuore vi lascio, anche se siete in due. Di solito siete in 8 o 10 in una mia live, soprattutto se la faccio di pomeriggio, ma a tarda notte evidentemente non tutti mi seguono e non tutti mi possono seguire. Poi vi saprò dire quante persone hanno seguito questa live, ma ho paura che mi cada internet e poi è difficile addirittura finire la trasmissione. Quindi vi lascio. Mi spiace, care amiche, cari amici, che
che avete iniziato voi due a seguirmi adesso, ma è così la vita. Io devo andare avanti, devo leggere, devo dormire. Allora, I wish you a new good year. Have a great new year 2021. Vi auguro un felice, buono e prospero anno nuovo 2021, che sia migliore di quello che ci siamo lasciati alle spalle. Arrivederci! Arrivederci! E grazie dal vostro Shanten Chan. E saluti a tutti quanti. E fatemi sapere quando Costantino Orru e Giuseppe Flaco Montefiore faranno delle live, perché a me le notificazioni non mi arrivano mai. Poi qualcuno dice che io non gli do i like e non mi iscrivo al suo canale. Ma io ho visto che sono iscritto a molti canali e da una parte risulta iscritto, da un'altra no. Allora, ciao, grazie di tutto.